non si meritava. Si è perso sicuramente, il Cagliari ha sfruttato le sue occasioni, ma secondo voi sarà una botta di fortuna grossa, perché su un rinvio nostro è stata carambolata la palla, la Padula si è trovata davanti al portiere, quindi quella lì. Poi altre, vabbè, comunque sia, si è perso in maniera immeritata, secondo me, la squadra non meritava la sconfitta. Un primo tempo che comunque sia il Perugia ha sofferto un po', poi c'è stata la reazione. Finalmente abbiamo visto un po' la reazione, ecco. Ho visto questo primo tempo sofferente perché, ripeto, noi se andate per rivedere il primo tempo, noi siamo partiti e abbiamo fatto un'aggressione alta a manetta, cioè siamo andati sempre ad aggredire alto il Cagliari. Hanno fatto un gol chiaramente perché il Cagliari ha qualità, giocatori importanti, però io non ho visto questo primo tempo in cui l'abbiamo subito, anzi siamo stati sempre in aggressione alta. Ripeto, il secondo gol è stata una botta di fortuna perché stava un rinvio di Santoro carambolato sui piedi di Lapadula, avanti, si è trovato davanti al nostro portiere, ha fatto gol. Abbiamo recuperato, abbiamo dimezzato lo svantaggio e poi secondo me la partita abbiamo giocato come dovevamo giocarla, non c'è stato un primo, un secondo tempo, i primi, al cospetto avevamo comunque una squadra importante, non l'abbiamo subita, anzi secondo me noi meritavamo anche qualcosa in più e quindi non l'ho visto io questo primo tempo o il secondo tempo, io ho visto che noi siamo stati sempre in partita, sempre bene. Poi ripeto, la terza partita in 8 giorni che abbiamo corso come matti perché noi giocavamo un'intensità che poche squadre hanno, e era la conferma ulteriore che nell'ultimo mese avevamo fatto dei passi da giganti in avanti. Quindi ecco, mi dispiace la sconfitta perché non premia i ragazzi per lo sforzo profuso e perché comunque si dava continuità ai risultati che noi in questo momento non possiamo permetterci di guardare chi abbiamo di fronte, dobbiamo fare il risultato contro tutti e oggi l'avevamo fatto il risultato, a prescindere dal Cagliari, ripeto, ma noi non possiamo fare troppe distinzioni su chi incontriamo la domenica. Buonasera. Buonasera. Qual è il rammarico più grande? Penso soprattutto in considerazione del fatto che sul 2-2 forse c'era anche la possibilità di fare qualcosa in più vista la Esatto. situazione ambientale che si era creata Sì. allo stadio. Rammarico è quello, perché noi pensavamo anche che potevamo piazzare il colpo vincente. È vero che Luvumbo ci ha creato ha un po' spaccato la partita, Luvumbo, perché lui è un giocatore difficile a partita in corso. Diciamo, ecco, questa azione sua individuale che riusciva a allungare la squadra, portava il pallone al limite dell'area, è stata comunque una cosa che ci ha un po' abbassato. Però tutto sommato riuscivamo a tenere botta bene, anzi, ripeto, eravamo secondo me messi anche nella condizione di poter piazzare il colpo vincente. Purtroppo l'hanno pescato loro Jolly e quindi, ripeto, sto qui a rammaricarmi, a lamentare una sconfitta a mio avviso assurda, assurda. Però bisogna leccarsi le ferite e quello che dice lei comunque è vero, noi potevamo anche vincere la gara sul 2-2, nel senso che siano messe le condizioni giuste, noi eravamo carichi. Eravamo messi bene, avevamo gamba, avevamo risorse fisiche, il Cagliari era, diciamo, in un momento di impasse perché era anche contestato, c'erano i requisiti giusti per poter riuscire anche a portare via 3 punti. Purtroppo così non è stato. A fine partita abbiamo visto Paz che si toccava la spalla, niente di serio, una botta. Oh, ma io adesso con queste cose qui ci sono, c'è cioè, lo staff medico che valuta le controlle. Non sono stato informato che ne so, situazioni di criticità a livello fisico a fine partita. Adesso è normale che a fine partita qualche botta, qualche contusione ce l'abbiano un po' i giocatori, ma non mi è venuto all'orecchio niente di grave.